L'Ave Maria di Monteberico. Il 7 marzo 2026 il tempo, nel suo pellegrinaggio sulla storia umana, rintoccherà i sei secoli. 600 anni da quel giorno antico del 1426 che cambiò il destino di Vicenza. La Madonna apparì a una contadina, Vincenza Pasini, e le chiese di costruire in quel luogo una chiesa per far cessare la peste e la carestia. Oggi, che di pestilenze ne sono trascorse tante, e sangue, lacrime, han bagnato guerre, tragedie e drammi umani, oggi, in quello stesso luogo, sul pizzo erboso di un colle, sorge un santuario, il santuario dei Veneti, il santuario dei Vicentini, il santuario di Monteberico. Sei secoli nel 2026 e seppur siamo ancora nel 2022 superstiti di una pestilenza chiamata Covid, a 4 anni dal 7 marzo 2026 già si comincia a pensare a quel giorno con progetti, idee, iniziative per il rilancio religioso e anche turistico, per una Vicenza che, dopo gli anni bui dell'epidemia, vuole tornare a vivere. Quello che vi raccontiamo è il giubileo della rinascita. Abbiamo pensato di utilizzare proprio questo anno giubilare, questo lieto evento, per cercare di far ripartire il territorio di Vicenza, quindi ecco una rinascita a 360 gradi. Vicenza è il santuario, una simbiosi profonda. La Madonna, che dall'alto domina e protegge la città, viene raggiunta lungo un percorso suggestivo che i pellegrini conoscono bene, partendo dall'arco delle scalette progettato da Andrea Palladio, a salire su al riparo di portici antichi, impolverati da un tempo che nel suo trascorrere non è sempre clemente. C'è bisogno di restaurare i camminamenti. Beh, si cerca di restaurare sia l'ambiente dei portici, sia la più antica salita, più antico accesso al santuario, che è rappresentato dalle scalette e dall'arco del Palladio. Cioè, per valorizzare, per far ripartire il territorio, si è visto che era fondamentale rivalorizzare il santuario. Investimenti sul santuario col restauro della cena di San Gregorio Magno del Veronese, ma anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accoglienza diffusa. Si punta al potenziamento di autobus e taxi, alla formazione di guide specializzate e alla promozione di cicloturismo, trekking e percorsi enogastronomici. Un'idea dell'amministrazione è quella di sviluppare una serie di progetti che riguardino certamente la riqualifica, la ristrutturazione di tutte le strutture che insistono attorno al santuario, quindi i portici, le scalette, ma non solo, cercheremo anche di sviluppare dei progetti formativi per rendere Vicenza una sorta di capitale europea su uno dei segmenti più importanti nell'ambito del turismo, che è quello religioso. Ogni anno 2,5 milioni di pellegrini raggiungono il santuario di Monteberico spinti dalla fede. E se per sei secoli la Madonna ha protetto la città, adesso per questo anniversario vogliono essere i vicentini a prendersi cura della loro Madonna. Ci sono 4 anni di tempo, tanti, forse pochi, comunque una spinta a uscire, a ricominciare, è il giubileo della rinascita.